Cari amici, buongiorno ed eccoci nel mezzo del bosco a commentare il Vangelo di oggi, aiutati dall'immagine di questa Vergine con il bambino. Oggi ascolteremo Gesù che parla di chi ha la custodia della porta del recinto delle pecore. E amo così immaginare che in una famiglia sia l'uomo di casa che esce con le pecore mentre a custodire magari chi non è uscito o a custodire il recinto, o rimanga la donna di casa. Ed ecco Maria come custode della casa che attende il ritorno del buon pastore, ne conosce la voce e al suo arrivo apre perché ogni pecorella possa risentirsi a casa, possa essere accudita, confortata o guarita. Siamo nel mese di maggio e, come tradizione, tantissime persone si riunivano nei capitelli, negli angoli delle strade, lì dove c'era un'immagine di Maria, a pregarla, ad affidare la propria vita, la propria famiglia alle cure di questa custode del recinto delle pecore. Come sappiamo, a Pentecoste, quando scenderà lo Spirito Santo, Maria era lì. Maria è lì sotto la croce. Maria è in tutti i momenti importanti della vita di Gesù e della vita della Chiesa, anche oggi. Anche oggi che non possiamo uscire a recitare il rosario come eravamo abituati, anche oggi che Papa Francesco ci invita a recitarlo a casa, anche oggi sentiamo la necessità di invocarla come colei che è piena della grazia di Dio, piena del suo amore, che possa contagiare anche noi, che possa riempire di grazia e di bene anche le nostre case e le nostre famiglie.